Buongiorno Guaglio e bentornati sul canale del Darion. Siamo qui riuniti oggi, ragazzi, per fare una analisi di Napoli Cremonese 3-0. Prima però di parlarne voglio farvi una proposta. Allora, come ben sapete, ragazzi, il giorno dopo le partite escono sul canale due video: la mattina la live reaction e il pomeriggio escono i video delle pagelle, ok? Io vorrei fare una cosa: vorrei togliere il video delle pagelle il pomeriggio e sostituirlo con questo video qui, questo tipo di video, cioè analisi della partita, e all'interno del video dell'analisi ci mettiamo dentro anche le pagelle. Fatemi sapere se a voi piace questo cambiamento. Detto questo, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, ragazzi, partiamo con l'analisi degli episodi in Napoli Cremonese. Allora, per forza di cose, ragazzi, il primo screenshot che vediamo è quello dell'unica e grande occasione ghiotta che ha avuto la Cremonese. Abbiamo praticamente al minuto 8:35 Vasquez, che è totalmente solo, libero di fare ciò che vuole, può andare tranquillamente al tiro perché ha la porta tutta libera. Abbiamo praticamente Kim che sta marcando il 74, che probabilmente sta giù. Abbiamo poi Rachmani e Di Lorenzo che è andato a scalare per aiutare appunto Rachmani a difendere sul 26. Andando a scalare, quindi, cosa succede? Deve abbassarsi l'esterno d'attacco, in questo caso Lozano, cosa che non fa inizialmente perché, infatti, come potete vedere, qui dietro a Vasquez c'è Lozano che sta cercando di recuperare. Alla fine, poi ci riuscirà perché esattamente un secondo dopo, ragazzi, guardate il cronometro, 8:35. A 8:36 Lozano recupera su Vasquez e chiude questa azione che poteva essere veramente molto pericolosa e che poteva, diciamo, essere l'episodio chiave di questa partita, perché ragazzi, qua la Cremonese poteva seriamente rischiare di andare sull'1-0. Bravissimo Lozano a recuperare e a difendere su questa situazione e ha sventato un gol che poteva essere molto ma molto problematico per il Napoli. Andiamo all'1-0. Allora, non mi concentro su quello che ha fatto Kvara, però voglio farvi vedere un po' da dove nasce il gol dell'1-0. Nasce da una palla che viene spazzata via da Siernicola, dove poi Kvara ci crede e non la manda in calcio d'angolo. Ok, però questa palla come è arrivata nei pressi di Siernicola? È arrivata grazie a Lozano, che mette un cross sul secondo palo, appunto a cercare Kvara. Interviene Siernicola, la spazza in calcio d'angolo, Kvara però prende questa palla e quindi poi si sviluppa l'azione e si arriva al gol dell'1-0. Quindi il gol dell'1-0 nasce da una palla messa dentro l'area da Lozano e quindi siamo già a due episodi chiave che sono stati fatti da Lozano nel giro di 12 minuti. Andiamo poi al 27esimo, dove c'è l'occasione per Kvaratskhelia. Qui totalmente solo dentro l'area, lui si inserisce centralmente, diciamo, nessuno lo marca, c'è questo cross dentro l'area e molti dicono, però qui Kvara poteva non intervenire perché c'era Osimhen pronto a buttarla dentro. Però guardate ragazzi, guardate chi c'è davanti a Osimhen, c'è Kirikesh che ormai l'aveva chiuso, l'aveva schermato, quindi se Kvara avesse, diciamo, non fosse intervenuto, la palla andava su Kirikesh e quindi la palla si perdeva. Quindi qui Kvara è stato forse anche abbastanza lucido perché ha visto che c'era Kirikesh che marcava Osimhen, quindi ha detto qua se non tiro io la palla è persa. Andiamo ora al secondo tempo, al 52esimo, c'è praticamente questa palla che sta andando sui piedi di Valeri, che è il numero 3. Lozano però fa uno scatto, diciamo, anticipa Valeri e si ruba questa palla. Lozano quindi prende palla, si accentra, fa qualche dribbling e alla fine va al tiro, dove però, diciamo, fa un tiro dritto per dritto che va tra le mani di Carnesecchi. Diciamo che ho voluto mettere questo frame per farvi capire ancora una volta che la partita che ha fatto Lozano 2 giorni fa. Andiamo al 2-0. Come nasce il 2-0? Allora, c'è un calcio d'angolo che viene battuto sul primo palo, c'è Di Lorenzo sul primo palo che, diciamo, tira in porta, Carnesecchi la devia dall'altra parte, quindi va sul palo, diciamo, sul secondo palo, quello più in alto, e va tra i pre diciamo, ne nelle zone di Kim e di questo difensore che onestamente non ricordo chi sia. Vediamo un po' questo frame dove si vede appunto la palla che va
nei pressi di Kim. Guardate qui, ragazzi, abbiamo Kim che di testa si vuole fiondare su questo pallone e poi c'è il difensore che sta alzando il piede al fine appunto di spazzare via questa palla. Alla fine ce l'ha la meglio Kim, però ragazzi, qui Kim ha rischiato veramente di farsi male perché poteva tranquillamente prendersi i tacchetti in testa. E lui però non gliene è fregato, cioè per lui l'importante era mettere questa palla dentro per fare gol. Quindi questo vi fa capire comunque che Kim ha un coraggio, non ha paura di farsi male. Ecco, questo è un po' il senso di questo screenshot. Comunque poi alla fine Kim la prende di testa, fa un vero e proprio tiro che poi diciamo viene tra virgolette rubato da Osimhen, perché Osimhen fiuta questa occasione, si butta vicino al palo. Questo dove sta il numero 4 e mette dentro questa palla che comunque sarebbe entrata perché il colpo di testa di Kim era ormai aveva ormai superato il numero 4 e andava tranquillamente in porta. Quindi diciamo che questo era un gol di Kim, però Osimhen ha fiutato l'occasione e ne ha approfittato. Andiamo poi al 3-0. Allora, qui ho messo questo frame di Elmas, praticamente come nasce il 3-0, cioè una sgaloppata per vie centrali di Elmas e si arriva a questa situazione. Ora abbiamo praticamente questo giocatore della Cremonese che è vicino ad Elmas che non può chiudere su un probabile tiro. Qui Elmas poteva tranquillamente, diciamo, andare al tiro perché tu comunque stai sul 2-0, ti può venire in mente di dire vabbè, ora provo a fare un'azione in solitaria e vediamo cosa succede. Elmas è stato molto bravo e molto lucido ad attendere a non andare al tiro e aspettare che si sviluppasse l'azione, e questa sua attesa l'ha ripagata perché poi si arriva a questa situazione. Scusate qua ragazzi che è un po' sfocato, però non sono riuscito a prendere un frame bello lucido. Comunque l'attesa di Elmas diciamo gli porta bene perché lui scarica la palla all'indietro per Di Lorenzo, che in questo caso ragazzi guardate sta facendo la mezzala perché qua c'è Di Lorenzo, sulla fascia c'è Lozano, quindi sta facendo veramente una mezzala in questo caso. Di Lorenzo con una sorta di pallonetto chiude l'1-2 con Elmas e Elmas poi va al tiro, un tiro davvero e proprio centravanti che gli vale poi il gol del 3-0. Quindi il 3-0 ragazzi, questa lucidità di Elmas che è stato bravo diciamo a non farsi ingolosire dal tiro, attende e quindi poi questa sua attesa viene ripagata dal gol del 3-0. Detto questo ragazzi, andiamo a vedere adesso un po' di numeri. Allora, cominciamo dagli XG abbastanza significativi perché il Napoli ha un XG di 1.89 mentre la Cremonese ragazzi 0.16. Sapete questo cosa significa? Praticamente la Cremonese è la seconda peggior squadra che ha fatto XG contro il Napoli. Il record negativo ce l'ha il Monza, che se non sbaglio è un 0.13. Cioè, questo vi fa capire che comunque il Napoli ha veramente concesso poco o nulla. Se noi andiamo a vedere le occasioni della Cremonese, a parte che sono tutte da fuori area, escluso uno, che è questo qui di Valeri al 66esimo, un XG di 0.06, cioè quasi impossibile. Abbiamo poi Afenajan al 73esimo, 0.02, ancora più impossibile. Benassi 0.01, ancora Benassi 0.02, Meite 0.02 da calcio d'angolo. E poi appena già 0.03, cioè sono tutti tiri il cui XG è molto basso, il più alto è 0.03, quindi questo cosa vuol dire ragazzi? Che il Napoli ha veramente fatto una fase difensiva molto efficace e praticamente ha negato qualsiasi occasione alla Cremonese. Poi ci sta anche che la Cremonese è stata abbastanza imprecisa sotto porta, quello sicuramente. Però di base il Napoli ha veramente concesso il poco o il nulla. Se vediamo invece l'occasione del Napoli, abbiamo questa stella enorme che è il secondo gol di Osimhen, quello sul calcio d'angolo, un XG di 0.97 perché lì la palla era entrata in porta e Osimhen doveva soltanto spingerla più velocemente, cioè era un gol certo, ecco perché 0.97. Poi abbiamo Kim sempre su il 2-0 che viene registrato appunto come tiro, un XG di 0.48. Poi abbiamo qui sotto il gol di Elmas, che è il gol del 3-0, un XG di 0.07. Quindi questo vi fa capire che comunque Elmas ha fatto un gol molto complicato, molto difficile da concretizzare, perché
0.07, praticamente una probabilità del 7% di andare a gol, quindi ha fatto un gol Elmas molto molto complicato da concretizzare. E poi abbiamo Kvaratskhelia che ha lo stesso XG 0.07, quindi il primo e il terzo gol sono due gol che in situazioni, diciamo, normali non sarebbero arrivati, perché gol abbastanza complicati e molto difficili. Questa è la situazione. Poi abbiamo vari altri tiri, abbiamo il tiro di Di Lorenzo 0.27, il tiro di Osimhen 0.12, qua abbiamo Di Lorenzo ancora da calcio d'angolo, quello del primo tempo, ancora Di Lorenzo che questa è la genesi del 2-0, 0.02 perché era abbastanza complicato. Poi abbiamo qualche tiro da fuori area, abbiamo Zielinski, Di Lorenzo ancora, questo a inizio partita, Lobotka al 37esimo, Mario Rui al primo tempo, Raspadori, tutti gol abbastanza complicati, abbastanza difficili da concretizzare. In totale il Napoli 1.89, quindi diciamo che 2-0 sarebbe stato il risultato un po' più giusto dal punto di vista di XG, però di base il Napoli avrebbe vinto senza problemi. Andiamo a vedere adesso qualche statistica. Su 96 minuti se ne sono giocati 56, un tempo effettivo del 58%, possesso palo ovviamente a favore del Napoli, ma proprio di tanto, 66% Napoli, 34% la Cremonese. Le statistiche, come potete ben vedere, sono tutte a favore del Napoli, a eccezione dei tiri respinti, delle parate, e poi abbiamo i falli fatti che sono uguali, 7. Quindi il Napoli comunque si è fatto sentire anche dal punto di vista dei falli commessi. 15 tiri, 10 tiri in porta contro l'unico tiro in porta della Cremonese. Poi possesso palla per quarti, il Napoli ha sempre il dominio del possesso palla in qualsiasi quarto d'ora della partita. Vediamo poi l'indice di verticalità, quindi nel Napoli quello che ha verticalizzato di più è stato Kvaratskhelia con una media di 4.50, poi Zielinski, Di Lorenzo, Mario Rui e Osimhen. Nella Cremonese quello che ha verticalizzato di più è stato ancora una volta il portiere, Carnesecchi. È successo anche contro lo Spezia, se vi ricordate. Indice rischio passaggio, Kvaratskhelia con una percentuale del 25% più o meno, quindi il giocatore che ha rischiato di più dal punto di vista dei passaggi. Poi seguono Lozano, Mario Rui, Rachmani addirittura e poi Di Lorenzo. Nella Cremonese abbiamo Ferrari che è il giocatore che ha rischiato di più, che diciamo è il giocatore da cui nasce l'azione nella Cremonese, il giocatore un po' più di qualità nei tre difensori. Pressione ricevuta, il giocatore che ha ricevuto più pressione ovviamente è Osimhen, seguito poi da Zielinski, Anguissa, Lobotka e Kvaratskhelia, mentre nella Cremonese è Sagiutto, quindi diciamo i due centravanti sono stati quelli più pressati. Disponibilità al passaggio, ancora una volta Mario Rui. Mario Rui ormai è un must in questa speciale classifica. Poi abbiamo Kim, Di Lorenzo e Rachmani, quindi tutti e quattro di difesa, e più abbiamo anche Lozano. E poi nella Cremonese Ser Nicola il più disposto al passaggio. Heatmap, allora, come potete vedere, ragazzi, la heatmap del Napoli nel primo tempo è abbastanza strana, cioè nel senso il Napoli è stato per la maggior parte del tempo nella propria area di rigore. Vedete, la zona calda, quella rossa, sta nell'area di rigore del Napoli, quindi questo cosa significa? Comunque la Cremonese nel primo tempo ha avuto le sue occasioni, infatti io mi ricordo che comunque nel primo tempo hanno avuto tanti calci d'angolo a favore. La zona più calda ovviamente è quella dell'area di rigore, però vediamo zone abbastanza colorate a centrocampo e anche nell'area di rigore avversaria. Ecco, quindi, però la cosa un po' che fa strano è che la maggior parte del tempo si è giocato nell'area di rigore del Napoli. Ecco. E la stessa cosa succede anche nella Cremonese, perché comunque la zona più calda è nell'area di rigore della Cremonese, e poi diciamo questa zona di calore si sposta un po' più verso il centrocampo per poi finire sulla zona destra, sulla fascia destra del campo. Nel secondo tempo la situazione cambia un pochettino perché la zona del centrocampo del Napoli diventa un po' più densa, un po' più calda, quindi si è giocato un po' di più al centrocampo, però rimane questa zona di calore bella accesa nell'area di rigore. E stessa cosa anche della Cremonese. Quindi diciamo che in questa partita entrambe le squadre hanno avuto la possibilità di attaccare il rispettivo avversario. Vediamo ora le zone di tiro. Ragazzi, guardate l'area di rigore della Cremonese. Praticamente non c'è quasi nulla. Cioè, la Cremonese ha veramente avuto pochissime occasioni da tirare.
mentre il Napoli ne ha avute tantissime, 10 tiri in porta, 14 fuori, 1 respinto e 3 gol. La Cremonese un tiro in porta, 2 fuori e 3 respinti, quindi la Cremonese ha avuto 6 tiri, mentre il Napoli 15, più del doppio. Cross 12 da entrambe le parti, 6 utili per il Napoli e 4 utili per la Cremonese, quindi un'accuratezza del 50% per il Napoli e 33% per la Cremonese. E poi i tocchi palla che ci fanno capire principalmente che l'azione si sviluppa ancora una volta sulla fascia sinistra, quindi zona Mario Rui, Zielinski, Kvaratskhelia, e i tocchi palla però vanno a concludersi maggiormente sulla zona di Lozano, quindi si è giocato molto, diciamo, nel terzo finale si è giocato molto dalle zone di Lozano. D'altra parte invece la Cremonese attacca prevalentemente sulla zona di destra, sulla fascia praticamente destra, che è praticamente la zona di Sernicola, quindi la Cremonese ha giocato principalmente sul lato di Sernicola. Quindi signori, detto questo, il video finisce qui, fatemi sapere nei commenti se volete che questo video venga spostato al giorno dopo Napoli-Cremonese, includendoci dentro anche le pagelle, perché così facciamo un video un po' più riassuntivo. Ecco, detto questo, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete i miei video. Ragazzi, fate tutto questo perché è tutto gratis, costa 0 euro. In descrizione trovate anche gli altri social, andatemi a seguire anche lì. E detto questo signori, noi ci vediamo a un prossimo video, ora comunque la partita prossima sarà venerdì, quindi Sassuolo-Napoli. Nella peggiore delle ipotesi ci vediamo giovedì con la conferenza stampa. Se ci sarà altro di cui parlare ci vedremo in questi giorni. Quindi detto questo ragazzi, il Darion vi augura un buon proseguimento di giornata, e nella gioia e nel dolore, forza Napoli sempre.